ovvio dire che è una partita difficile perché lo sono tutte, ma anche perché insomma le squadre di bassa classifica sono quelle che poi mettono più in difficoltà le squadre tecniche come il Padova. Sì, no, anche perché è chiaro che loro lottano adesso per la salvezza, sarà una partita molto difficile e noi dobbiamo cercare di stare attenti perché anche noi non siamo tranquilli, perciò è una partita molto importante da questo punto di vista. È chiaro che noi andiamo lì, ce la giochiamo come abbiamo cercato di far sempre, alle volte ci siamo riusciti, alle volte un po' meno. Dopo proprio Piacenza, che insegnamenti ha tratto questa settimana il Padova? Ma che bisogna entrare sempre dal primo minuto fino all'ultimo secondo e lottare sempre, non perdere un tempo come abbiamo fatto lì, cercare di entrare subito in partita, perché il calcio di adesso, in tutte le categorie, se non entri l'approccio non è quello giusto, fai fatica. Perciò noi dobbiamo approcciare bene le partite, specialmente in questo senso. Perciò cercheremo una prestazione migliore magari rispetto all'ultima partita, anche se onestamente abbiamo preso due pali, qualche occasione da gol abbiamo avuta, e magari nel momento migliore lì abbiamo preso gol. E le partite poi le decidono gli episodi bisogna saperli anche farli girare a nostro favore. Si è dato una spiegazione del perché contro Reggiana, contro Piacenza, magari questo primo tempo non è andato come lei aveva chiesto, perché giustamente lei chiedeva delle cose che la squadra non riusciva a fare? No, diciamo che con la Reggiana forse eravamo anche troppo tesi, nel senso per la partita che abbiamo fatto. Invece lì, magari l'atmosfera, il campo, le cose, secondo me hanno condizionato un po' la testa dei giocatori, anche se io li avevo avvisati in questo senso. Ma questo non deve capitare, non deve essere un alibi, noi dobbiamo sempre andare a mille e avere la testa sempre al 100% sul campo. Squadra un po' falcidiata, soprattutto davanti, l'infortunio di Cunico non ci voleva. Dopo c'è stata anche la risoluzione del contratto per Aperi, per cui veramente numericamente proprio sì. Ci sono problemi, ecco. Sì, dai, siamo contenti, mi dispiace molto per Marco, perché stava in questo momento stava proprio in condizione, stava tornando il giocatore che io conoscevo, perché anche se entra dalla panchina è sempre utilissimo, è sempre essenziale, è sempre il capitano della nostra squadra, che giochi o che non giochi, è un giocatore importante per noi. Dispiace, ma purtroppo è successo e speriamo recuperi quanto prima. Una vigilia un po' con i nervi tesi, ci è parso di vedere. Probabilmente nessuno, nemmeno lei, si aspettava quello che è successo ieri con Buccolo. Ma sono cose che capitano nel calcio, soprattutto a livello di gruppo possono succedere queste cose. Però bisogna sapere rispettare le regole. Ecco, è un episodio che si chiude lì perché il presidente ha anche annunciato provvedimenti. Può essere stato un momento di nervosismo con Buccolo legato a una situazione dell'allenamento, oppure potrebbe avere degli strascichi? No, io quello che dovevo dire al giocatore gliel'ho detto e non, certamente non dico qua quello che ci siamo detti e quello l'episodio che ha fatto sì che è venuto fuori questa cosa. Io ho preso questo provvedimento perché credo che all'interno di un gruppo ci siano delle regole che vanno rispettate, al di là di chi sia uno o l'altro, insomma. Perciò quello che gli ho detto a lui gliel'ho detto e basta, appunto, finisce lì. A quale provvedimento allude? A quello di ieri che è stato allontanato dall'allenamento o a qualcos'altro che avviene adesso, per esempio la non convocazione per domani? Questo volevo capire. Ma il provvedimento che il comportamento non mi è piaciuto, perciò riflette a casa, riflette per questi due giorni e poi vediamo. Quindi non è convocato per domani? No, non è convocato. Tornando alla partita, mi sembra invece che partita insomma si aspetta Lumezzane, anche qui insomma il Padova l'ha sbloccata su pallina attiva insomma all'andata. Mi dicevano che è stata una partita difficoltosa perché loro sono tutti, a parte Sarao, come si chiama quello alto, il 9, sono tutti piccolini, rapidini. Se giocano quando 3-1-2 non danno dei riferimenti precisi, si muovono intorno all'interno del campo, non ti danno delle posizioni precise, perciò è una squadra da prendere con le molle, nel senso che bisogna essere molto attenti. Mentre a Reggio Emilia avevano giocato quel 4-5-1 con già più disciplina tattica, una partita diversa. Adesso vedremo domani con che schieramento, con che tattica affronteranno la partita e da lì poi ci adeguiamo. Si aspetta, al prescindere dal modulo, un avversario simile alla propria Piacenza, visto che una partita del genere? Io penso che attaccheranno di più, nel senso la propria Piacenza ci ha aspettato e ci ha chiuso tutti gli spazi non lasciandoci la profondità, mentre loro secondo me è una squadra più propensa in casa soprattutto ad attaccare e ci possono lasciare la profondità.
facendo un po' di amarcord, allenato a Lumezzane, ha salvato 16 anni fa, no? Sì, mi ricordo bene. Sono stato chiamato a 10, mancavano 10 giornate alla fine, la squadra era ultima in classifica e siamo riusciti, è stata proprio un'impresa a salvare la squadra. Mi ricordo ancora adesso, c'erano Cassetti, Boucher, poi c'era il presidente che andavo d'accordissimo, eccezionale da quel punto di vista. Era, diciamo, una bella atmosfera, familiare, un ambiente familiare dove si pensava solo a giocare a calcio, stop. Io sono stato bene, sono trovato bene, abbiamo raggiunto gli obiettivi, perciò un bel ricordo di Lumezzane. Arriva il momento di Derisio, l'ha visto bene in questa settimana? Sì, come sempre ha dovuto anche lui integrarsi nel contesto di squadra, penso che sia arrivato il suo momento, ho ancora una notte da pensare, però insomma lo vedo bene.